Abbiamo perso una figlia, un nipote. Abbiamo perso la nostra vita. Io non sono più una mamma. Mio marito non è più un papà. I nostri figli porteranno per sempre il peso di questo dolore. Non abbiamo mai cercato vendetta. Oggi non possiamo dire di aver vinto. Abbiamo perso in tutto. Con queste parole, i genitori di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al 7° mese di Tiago, uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago, nel Milanese, il 27 maggio 2023, raccontano il loro dolore. L'ex barman dell'Armani Café è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per omicidio volontario aggravato, interruzione dolosa di gravidanza e occultamento di cadavere, nonostante abbia cercato, durante il processo, di far valere la tesi della follia per ottenere una pena ridotta, la Corte gli ha inflitto la pena massima, senza sconti né attenuanti. Inoltre, dovrà scontare 3 mesi in isolamento e risarcire i familiari di Giulia, 200.000 euro ai fratelli e 150.000 a ciascun genitore. Al momento della lettura della sentenza, i familiari di Giulia si sono abbracciati e hanno pianto, mentre l'imputato, presente in aula, è rimasto impassibile. È intollerabile quello che hanno detto le avvocate in aula. Lui è un mostro, ha commentato il padre Franco Tramontano. Per medici e psichiatri, Impagnatiello è proprio un mostro, un uomo capace di intendere e volere, che ha sempre agito in modo coerente alla sua triade oscura, caratterizzata da tratti psicopatici, narcisistici e machiavellici, con una spiccata capacità di mentire e manipolare, anche nei confronti dei suoi parenti, e con totale assenza di rimorso. Il risultato è un narcisismo mortale, privo di qualsiasi empatia. Nel giorno della condanna, dopo un processo durato quasi un anno, la figura di questo assassino crudele e senza scrupoli passa in secondo piano. A emergere, invece, sono la forza e il coraggio di Giulia, che ha ottenuto giustizia, e la memoria di Tiago, quel piccolo che non ha mai visto la luce e che Impagnatiello aveva cercato di eliminare, tentando di dar fuoco al corpo. La sentenza è arrivata il 25 novembre, nel giorno dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Giulia verrà ricordata come una donna coraggiosa e determinata. I suoi genitori e la sorella Chiara raccontano: "Speriamo che il ricordo di Giulia stimoli le donne che vivono in situazioni di violenza e paura a fuggire prima. Giulia è stata coraggiosa, ha sfidato quel mostro. Quel giorno ha deciso di affrontarlo per dirgli che avrebbe potuto vivere da sola con il suo bambino, costruirsi una vita senza di lui." La ricostruzione del suo omicidio conferma questa versione. Il 27 maggio, Giulia aveva avuto un lungo colloquio con Allegra, amante e collega di Impagnatiello. Dopo aver scoperto il tradimento e la lunga serie di bugie, aveva chiesto un incontro con il compagno per lasciarlo. Lui, invece, ha preferito ucciderla con 37 coltellate, piuttosto che affrontarla. Come hanno spiegato gli esperti in aula, per Impagnatiello affrontare Giulia avrebbe significato confrontarsi con le sue sconfitte, le sue bugie, le sue miserie. Un confronto insostenibile per un narcisista come lui. Così ha ucciso la madre del suo stesso figlio. Come ha detto il pubblico ministero Alessia Menegazzo durante la requisitoria, con la gravidanza Giulia aveva già firmato la sua condanna a morte. Impagnatiello, infatti, non voleva quel bambino, che sarebbe stato il suo secondo figlio. Lo aveva detto a Giulia, ma lei, purtroppo, aveva scelto di non abortire, a differenza della giovane amante. Così, Impagnatiello ha continuato a fingere felicità, mentre, in segreto, avvelenava Giulia e il feto con veleno per topi sin dal dicembre 2022. I segni sulla salute di Giulia erano evidenti, nausea e vomito, ma il piccolo Tiago era sopravvissuto, protetto dalla placenta. Anche Giulia, in cuor suo, sapeva che Tiago non era ben voluto dal padre. Lo aveva detto alla sorella, ma non ha avuto il coraggio di lasciarlo. La famiglia Tramontano, infatti,
non amava Impagnatiello, consapevole del dolore che causava a Giulia. Papa Franco ha raccontato un episodio che ha il sapore di un triste presagio, come se la famiglia avesse avvertito un cattivo presentimento. L'ultima volta che ho visto mia figlia è stato il 14 aprile, a Milano, per una pizza. C'erano anche Alessandro e mio figlio Mario. Era stata una serata normale. Alla fine Mario, salutando Alessandro, gli disse: «Mi raccomando, trattala bene, mia sorella». Ecco, un mese dopo, l'ha uccisa. Ma Papa Franco non vuole fermarsi solo ai dolorosi ricordi della morte della figlia e del nipote. Desidera che Giulia venga ricordata anche per le sue qualità. Quando Giulia è arrivata, abbiamo subito capito che sarebbe stata una bambina speciale. È sempre stata sensibile e determinata, al tempo stesso. Faceva la mammina con la sorellina e il fratellino, era la gioia della casa. Giulia adorava lo sport. Andava a cavallo, era una piccola campionessa di atletica e nuotava. Amava viaggiare, tanto che dopo la laurea aveva intrapreso gli studi nel turismo, con un master a Cernobbio. Aveva tante amiche ed era sempre allegra. Nonostante il desiderio di ricordare i momenti felici, i ricordi più dolorosi continuano a prevalere. Mamma Loredana racconta: «Quando mi hanno chiamato perché Giulia non si trovava, avevo già capito che non c'era più. Così io e mio marito siamo partiti per il viaggio peggiore della nostra vita». Il marito Franco aggiunge: «Quello che ci è successo è disumano. Una figlia ti viene portata via in quel modo, da chi avrebbe dovuto proteggerla. Quando ci hanno detto che Giulia era scomparsa, abbiamo capito subito che non c'era più. Per il suo carattere, per come era fatta, non avrebbe mai potuto andarsene senza dire nulla. E poi, dove sarebbe andata? Scoprire che la persona che ce l'ha portata via era proprio lui. È stato terribile». Poco prima della lettura della sentenza, mamma Loredana ha scritto una lettera toccante a sua figlia, pubblicata poi sui social. Le sue parole sono un doloroso grido d'amore. «Cara Giulia, tutti mi dicono che sei sempre con me, che vedi le mie lacrime, che percepisci il mio dolore, che mi aiuti ad andare avanti. Indosso i tuoi vestiti, uso il tuo stesso profumo. Io ero il tuo posto sicuro, la tua quiete dopo la tempesta, la spalla su cui piangere. Cara Giulia, e ora chi sono? Ho bisogno di te, ti cerco ovunque. Sei tu la mia ancora di salvezza in questo mare di dolore. Giulia e Tiago devono continuare a stare al fianco di Loredana e della sua famiglia, perché la battaglia legale della famiglia Tramontano non è ancora finita. Le attende ora il processo di secondo grado, poiché Alessandro Impagnatiello ha annunciato che presenterà ricorso, sperando in una riduzione della pena.